È stata una ripartenza per le scuole già disastrosa di suo per quanto riguarda i contagi, anche perché comunque non ci si è messi d'accordo. Tanti ragazzi però rimangono a terra perché gli autobus a volte non passano anche a causa del Covid che ha messo a letto, ha messo a casa, fermato tanti autisti. Sì, stiamo vivendo una situazione disastrosa. Ieri abbiamo toccato, io dico, la punta, ma anche nei giorni passati abbiamo registrato diverse corse degli autobus, soprattutto nella provincia di Pescara, che sono saltate. Saltate significa lasciare a piedi i ragazzi. Tanti, tantissimi ragazzi sono stati lasciati a piedi e parliamo di centri importanti della provincia di Pescara fino ad arrivare alle aree interne che già ne hanno poche di corse. Mi viene in mente Sant'Eufemia, Maspoltore, Senarica, Nocciano ed altri luoghi. Ma immaginate Sant'Eufemia, persone, un comune completamente abbandonato che già ha poche corse, far saltare delle corse veramente è un qualcosa di indescrivibile. Questo perché? Perché manca il personale, ma noi ci siamo indignati perché alla fronte della carenza di personale nel trasporto pubblico regionale abbiamo riscontrato circa 10-15 avvisi per assumere ancora impiegati ed amministrativi. Quindi si assumono impiegati amministrativi e non si assume il personale viaggiante e si lasciano poi i nostri ragazzi a casa. Questa è una cosa gravissima e mi auguro che presto l'assessore sottosegretario regionale, presidente Marsiglio, mi dia una risposta e mettano davvero mano alla seconda voce di bilancio, perché il trasporto pubblico regionale è nel caos. Pullman rotti, sfasciati, escono con le spie rosse accese, sporchi, sporchi, e poi saltano anche le corse. Bene, bocciatura totale del trasporto pubblico regionale della Regione Abruzzo da parte nostra. Difficoltà in più quando si chiede anche a questi autisti, no, di controllare anche il cosiddetto Green Pass, che è obbligatorio adesso sui mezzi di trasporto. Ma certo, aggraviamo il personale viaggiante di tanti oneri, ma non solo, ricordiamo anche che il personale di riserva manca, perché quando alcuni autisti non possono per alcune ragioni, dovrebbe subentrare il personale di riserva. Abbiamo anche lì notato delle gravi carenze, delle gravi lacune, mancanza anche della riserva di quello che non c'è. È veramente catastrofica la gestione del trasporto pubblico regionale in Abruzzo.